Buongiorno a tutti. È aperto il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Passiamo all'appello. Arturo Leone. Presente. Nicola Tenucci. Presente. Anna Toro. Presente. Monica Iuliano. Presente. Bartolomeo Simone. Presente. Paolo Politano. Presente. Ferdinando Junior Lombardo. Presente. Antonietta De Bellis. Presente. Luigi Urlacchio. Presente. Angelo Capobianco. Presente. Nico Ciampa. Presente. Francesco Cilento. Presente. Pietro Iuliano. Presente. Tutti presenti, la seduta è valida. Passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente, sporto in approvazione di verbale. Come dice, mi consente una parola. Sull'ordine del giorno? Su quello che deve essere dicendo. Sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori. Sull'ordine del giorno e sulla precedente seduta. Sempre per consenso, perché io quando sono sceso dallo studio ho visto che le precedenti sedute non erano state ancora pubblicate. Volevo essere aggiornato se sono state pubblicate oppure sì, questa è la domanda che volevo fare. Per voi fate che io e alcuni dei miei erano. Se volete ne possiamo anche dare lettura, le leggo. Non entro nel merito. A me è interessato soltanto la pubblicazione sì, e certo. Le lettere di stamattina certo. Non erano state pubblicate. Sì, sono state pubblicate. Questo è sempre la cosa, ritengo che prima di votare non certo, dovrebbe essere certo, pubblicato. Certo. Sono state pubblicate? Sì. Sì. Allora, passiamo all'approvazione dei verbali numero della proposta di deliberazione numero 7 del 4 aprile 2022. E del numero quindi 3, 4 e 5 del 25 marzo 2022, nonché questo. Okay. Quindi chi deve intervenire su questo punto? Vediamo chi è assente. No, era assente Giuliano, Capobianco, Ciampa e questo. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? Alzi la mano. Chi si astiene? Alzi la mano. Quindi approvato con 10 voti favorevoli e 3 contrari. No, e 3 astenuti, giusto 10. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021. Do la parola all'assessore al bilancio, dottor Nicola Tozzi, per relazionare il merito. Prego, grazie sindaco, grazie consiglieri, grazie alla presenza. Allora, oggi portiamo alla vostra attenzione il bilancio consuntivo 2021, detto anche, come sappiamo, rendiconto di gestione. Mi sia consentita riguardo una breve relazione, una sintesi per essere informati come è stato gestito il nostro comune e le scelte compiute, contributo non solo per i cittadini, ma anche per me in prima persona e per i consiglieri. Questo documento rappresenta il momento conclusivo del processo di valutazione e di controllo previsto dall'autorità legislatura nell'ordinamento contabile. È l'atto con cui la giunta comunale rende conto e certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione annuale di conto 2021 dell'ente di fronte al Consiglio Comunale. Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale conclude quindi il processo di programmazione e di controllo. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità che qui presente del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del mese dell'esercizio 2021. Se da un lato è certamente comprensibile la fase della rendicontazione, una fase tecnica fatta di cifre e numeri, è però altresì vero che esso rappresenta un documento a contenuto fortemente politico che permette al Consiglio Comunale di esercitare la sua legittima attività di controllo. In questo rendiconto della gestione sono evidenziate se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione del 2021 e nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella generalità, tale documento consente anche di misurare il raggiungimento di obiettivi e
della realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica relativo all'anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. I meccanismi contabili rispetto alle regole tecniche contabili sono alquanto complicati e necessitano di una approfondita conoscenza delle norme e disposizioni che sono aggiornate costantemente, come tutti sappiamo. Il bilancio completo, di sua parte, quindi documenti contabili, la relazione responsabile del servizio finanziario, stessa, che ringrazio per la lavoro ai miei alle pensioni, è stato sottoposto al parere del registro dei conti, che vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Parere rilasciato positivamente in data 19 aprile 2022 e quindi antecedente alla delibera di oggi. Si aggiunge che, per espressa disposizione legislativa, i dati del bilancio saranno trasmessi alla Corte dei Conti, sezione giornali della Campania, sulla base dei criteri delle linee guida, a fine di verificare il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio e accertare eventuali criticità. La Corte, con successiva comunicazione, riferisce all'amministrazione l'esito del controllo eseguito e o appunto di eventuali criticità. Consentite. Il lavoro dell'assessore al bilancio si può considerare un lavoro delle retrovie, come pensate. Un'attività che si può ritenere come l'ingranaggio di una macchina per la messa a punto del suo funzionamento, ma nello stesso tempo un lavoro di tessitura a favore dell'intero organo professionale. Ciò che si riesce a concretizzare è perché si sono trovate le necessarie coperture in base alle necessità e alle richieste a volte non sempre programmate. È di fondamentale importanza la collaborazione con gli uffici pubblici e in particolare con il responsabile finanziario, che è garante di una precisa e ineludibile tecnica contabile che, come ho precisato prima, necessita della massima competenza e attenzione. A questo punto passo a come si è arrivato al bilancio consultivo 2020. In data 29 marzo 2022 la Giunta Comunale ha adottato la delibera 33 avendo l'oggetto di accertamento dei residui attivi e passivi, formatesi nell'anno 2021, come previsto l'articolo 228 del 2, di accertamento munito anche questo il parere positivo dell'opera di revisione. È stato un compito delicato e complicato, sul quale abbiamo lavorato anche in considerazione di questo particolare momento, il passaggio delle due amministrazioni, ma allo stesso modo necessario al fine di assicurare al Comune un bilancio sempre più in ordine, sempre più veritiero e su quale si possa costruire progetti sostenibili. Sempre in data 29 marzo, la Giunta Comunale ha adottato la delibera 34, avendo l'oggetto approvazione schema del rendiconto gestione finanziaria dell'esercizio finanziario 2021. E in data 19 aprile 2022, come già detto, è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile. L'organo di revisione, nella sua corposa relazione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto, attestando la rispondenza del conto di bilancio del registro 2021 alle risultanze della gestione e certificando inoltre la conformità dei dati di bilancio con le scritture contabili del Comune. Passo a questo punto all'analisi del rendiconto. Il rendiconto si divide in due parti, le entrate e le spese. L'analisi di entrambi, come già detto, è necessario per verificare la corretta politica per il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di previsione. Per le entrate, il riferimento è tendenze riferito alle risorse finanziarie che il Comune ha potuto disporre, mentre per le spese è necessaria una puntuale verifica relativa alle funzioni principali e agli obiettivi strategici di cui il Comune ha deciso di investire proprie risorse. E di seguito alcuni dati sulle entrate e sulle spese, che provenite sicuramente trovate sicuramente entrate, gli accertamenti. Entrate correnti alfa tributaria, contributiva e perequativa ammontano ad euro 1.153.729,05, di cui euro 791.508,44 effettivamente incassate nel 2021. Stiamo parlando di entrate correnti alfa tributaria. Trasferimenti correnti sono pari a 943.570,80 e effettivamente incassate 895.101. Extra tributaria ammonta a 30.221,15, effettivamente incassata 30.221,15. Poi abbiamo le entrate in conto capitale,
che ammontano ad euro 831.209,70, effettivamente cassate 252.857,80. Passo a questo punto alle spese, impegni riguardanti le spese correnti relative a tutte le utenze, i costi del personale, quelle per svolgere servizi educativi, sociali, manutenzione ordinaria, che ammontano ad euro 2.111.692,36, di cui effettivamente pagate 1.513.519,95. Si tratta di spese necessarie, di cui dobbiamo garantire ogni anno, perché parliamo di servizi, sia per il servizio che il livello di qualità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare trattasi di spese per lavoro dipendente, pari ad euro 498.815,45, beni di consumo e servizi per euro 1.291.938,80, altre spese correnti per euro 65.821,46. Poi abbiamo le spese in conto capitale, che ammontano ad euro 3.637.631,44, di cui euro 10.762,10 effettivamente pagati. Degli imposti di prestito. L'indebitamento per mutui l'avremo per molti anni a venire. È un vincolo che incide sulle capacità e possibilità di investimento del nostro comune. Per l'esercizio 2021 la sorta capitale è stata pari ad euro 334.216,57, mentre i relativi oneri finanziari sono stati contabilizzati euro 255.115,65. Sono somme vincolate e così destinate, non possiamo usare nei vari esercizi a favore del bene comune e dei cittadini. Le uscite per conto terzi e partite di giro ammontano ad euro 809.252,08, di cui euro 304.408,42 effettivamente sostenuti. Poi abbiamo un fondo pluriennale vincolato in conto capitale, che secondo i principi contabili applicati, appunto 5.4, è il saldo finanziario sostituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è accertata l'entrata. E questa è la definizione. Tale fondo è pari ad euro 298.797,90 ed è relativo a 15.328,85 spese correnti, 283.469,65 spese in conto capitale. A questo punto passo all'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione rappresenta il risultato complessivo della gestione, sia dell'ultimo anno, esercizio di competenza, che di quelli precedenti, gestione dei residui. Il risultato dell'amministrazione dell'esercizio 2021 presenta un avanzo di euro 193.567,57, al netto quindi della parte accantonata e di quella vincolata, che è per legge. La parte accantonata è 3.377.521,40, è un preciso obbligo di accantonamento in previsione di spese future, e la parte vincolata vale ad euro 1.217.124,68 per investimento. La parte non vincolata a questo punto è pari ad euro 193.567,57 e riguarda risorse per le quali l'ente può disporre liberamente per finanziare spese di conto capitale o spese di natura non ricorrente, chiaramente rispettando l'ordine di priorità previsto dalla legge, quindi debiti fuori bilancio, provvedimenti necessari per la salvaguardia dei debiti di bilancio, spese di investimento, spese correnti a carattere non permanente, e per il quale faremo un'attenta analisi dei relativi impegni. In merito ai parametri utili a stabilire se l'ente è da classificare come strutturalmente deficitario, la tabella che di cui è stato allegato a recuso indica che la metà dei parametri presenta valori deficitari di 1,4 euro. È utile ricordare in questa sede come tale situazione è identica al rendiconto 2021. Nel 2021 e 2022 la situazione
era deficitaria all'epoca ed è deficitaria all'epoca. I parametri deficitari sono essenzialmente quelli relativi all'incidenza degli incassi e delle entrate proprio sulle previsioni definite di parte corrente, che è un valore maggiore del 48%, e dell'effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate, che è un valore minore del 47%. Sappiamo bene tutti che su questo terreno occorreva fare di più per recuperare un gap storico che rischiava di essere elemento strutturale nei nostri bilanci. La nostra amministrazione, come già ho avuto modo di sottolineare, nei precedenti consigli comunali, non intende sottovalutare la questione. E sul quale c'è un impegno serio fatto di concerto con gli uffici competenti, Soge e Ragioneria. La stessa relazione proprio di divisione ha evidenziato tale difficoltà, soprattutto in merito al recupero dei tributi degli anni precedenti. Voglio sottolineare, in tal vista, che il lavoro fatto dagli uffici preposti nel corso degli ultimi mesi per recuperare la retata attraverso gli apposti accertamenti sta scongiurando il rischio delle prescrizioni. Alla luce dei meccanismi di composizione del bilancio, vediamo il fondo per di tutti specificità, bisogna procedere rapidamente con gli accertamenti. E stare attenti alla riscossione, perché un tale non riscuotere adeguatamente porta un rischio che dobbiamo evitare assolutamente, e di questo l'amministrazione penitenziaria è consapevole e si batterà di nuovo. Un'ultima considerazione di carattere strettamente politico. La situazione descritta meriterebbe un fattore da cui non è possibile prescindere. La piena comprensione da parte dell'intera comunità della delicatezza della fase storica che stiamo attraversando. Il pagamento puntuale dei tributi non può essere considerato un capriccio degli amministratori di turno, ma una condizione essenziale per poter garantire qualità della vita all'interno delle comunità stesse, giustamente desiderose di vedere riconosciuti servizi essenziali, la scuola, i servizi sociali, l'efficienza del servizio sui rifiuti, sulla manutenzione statale, eccetera, eccetera. Diritti cittadinanza, non vediamo. Tutti abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni. Una responsabilità enorme che vi prego di considerare, responsabilità di tutti noi che sediamo in quest'aula, massima espressione dell'intera comunità di San Giovanni Maggiore. Su questo punto, al di là della legittima contesa politica, dovremmo essere convinti tutti e convintamente impegnati. Se si spezza il patto tra amministratori e cittadini, viene meno il collante fondamentale per poter garantire i diritti essenziali sopra richiamati. Concludo assicurando che nei futuri mesi l'amministrazione intende continuare il percorso teso a monitorare costantemente, come già sta facendo, la situazione finanziaria dell'ente, attraverso il coinvolgimento di tutte le parti in causa. Grazie e buon lavoro. Grazie. Assessore Dozzi, per la sua puntuale relazione, ricordo ai consiglieri che hanno potuto appunto richiedere tutto ciò che riguardava questo punto dell'ordine del giorno agli uffici incaricati, sia non solo la documentazione della relazione dell'assessore, ma anche il parere delle persone. Prima di aprire la discussione sull'argomento, parti chiari e amicizia lunga, così evitiamo poi di mettere in mezzo Sua Eccellenza il prefetto che ha altre cose da fare. Ci si prenota, chi si è prenotato, a quella persona, a quel consigliere viene data la facoltà di intervenire. Si ricorda all'intero consiglio che siamo in seduta di bilancio, quindi ci sono dei tempi chiari e diciamo così previsti dal regolamento per la discussione sul bilancio, sia se interviene il capogruppo, sia se intervengono i singoli consiglieri, che automaticamente vanno a togliere minuti a quello che è il capogruppo. Quindi mettetevi d'accordo bene, in sede di replica intervengono coloro i quali hanno chiesto la parola precedentemente, perché dai la replica, e poi si passa alla votazione. Chiunque
interviene, non ha richiesto la parola, lo ammonisco, lo diffido per l'ultima volta e poi lo faccio allontanare dall'aula. Lo sto dicendo in maniera calma, tranquilla, serena, tutti quanti, quindi tutti devono intervenire, il diritto all'opposizione, ma le regole chiare e certe. Benissimo. È aperta la discussione, chi chiede di intervenire? Consigliere Capobianco, ne ha facoltà. Praticamente quello che lei ha detto, sindaco, praticamente mi ha anticipato, nel senso che praticamente sia una seduta non simile alle precedenti e si parla effettivamente rispetto alle problematiche che riguardano l'ente e che riguardano l'ordine del giorno del Consiglio e che io rispetto a se non mi interessava perché così, era una questione di natura personale e privata di un certo rilievo, ho evitato di dirlo. Se lei avesse detto non era il caso, magari ci aveva sempre per malattia, voglio dire, sul campo delle cose. Non ci sarebbe, se voi siete favorevoli andiamo avanti, tutti quanti siamo favorevoli a che venga ripreso, non c'è problema, non c'è problema, era solo per capire, voglio dire, perché ci fosse una novità rispetto ai precedenti. Dicevo, io ho ascoltato con attenzione questo, chiaramente questo consuntivo 2021, voglio dire, è un anno particolare per noi sul piano delle cose, perché chiaramente voglio dire, noi abbiamo contribuito in maniera nuova e eccessiva rispetto a tutte quante le procedure, voi siete entrati, voglio dire, dopo, e quindi, però purtroppo non si può scindere, voglio dire, le cose, quindi il bilancio chiaramente è un bilancio unico, praticamente soggetto a valutazione del Consiglio, che io dentro nel merito, tuttora ho fatto bene a relazionare sul piano della puntualità, io estremamente fiducia che l'ufficio che ha redatto il bilancio sarebbe un lavoro andare a dire cose tra virgolette, per cui il problema è una fiducia rispetto a chi l'ha redatto, al funzionario, la dottoressa Sopra, sicuramente conosco la professionalità, conosco l'impegno, conosco la dedizione sua, per cui non entro nel merito delle cose. Su 8 sono simili a quello precedente. È chiaro che praticamente incisa, voglio dire, il Consiglio rispetto al futuro per una speranza che praticamente che quei malati che oggi sono 4 su 8 possono diventare 7-8, voglio dire, come obiettivo finale, penso che sia così. Prima voglio dire, e quindi chiaramente per far sì che questi obiettivi comunque, voglio dire, si raggiungono, praticamente noi voglio dire, siamo a fare delle valutazioni, le mie valutazioni saranno finalizzate a quelle, voglio dire, all'interno di una discussione che noi parliamo di bilancio e diciamo questo. Innanzitutto volevo praticamente, mi distorgo un po' anche perché volevo praticamente salutare il personale che da domani è in pensione, mi riferisco alle signore della Paglia, praticamente così come va, voglio dire, in pensione della ragioniera, quella dell'anagrafe istituto una licenza del 285, queste praticamente questo sono una delle persone, si chiude una parentesi, dove l'amministrazione dell'epoca, praticamente io non c'ero sul piano delle cose, praticamente attraverso una legge dello Stato che all'epoca c'era, ma io non ero amministratore dell'epoca, loro sono entrati, hanno avuto beneficiato, voglio dire, della come voglio dire concipiati all'epoca chi si attivò in quella direzione, tant'è vero che abbiamo avuto 7-8, non ricordo più il numero di personale, e questi sono gli ultimi che vanno in pensione, voglio dire, e quindi auguri a loro per la pensione, spero che ci siano altre opportunità praticamente per far sì che, voglio dire, tanta giovane che oggi purtroppo sono costretti ad andare fuori per queste cose, quindi voglio dire, spero che sia anche per, voglio dire, la pubblica amministrazione, voglio dire, avere la possibilità di realizzarsi nel proprio territorio, penso che sia un obiettivo
importante. Quindi loro, gli auguri, ma rientrano un po' nei campi della discussione rispetto al di là. Il revisore ha certificato, voglio dire, ha fatto un documento, voglio dire, di qualità. Io praticamente massimo un po' sostanzialmente, praticamente è abbastanza anche corposa, voglio dire, devo dare atto. Però è chiaro che il revisore praticamente fa riferimento a tutti gli atti che ci vengono consegnati sul piano, mi pare ovvio, voglio dire, per esempio, vedo l'agenzia, vedo le variazioni, vedo gli impegni, vedo le limitazioni e faccio le mie valutazioni che sono corrette la stessa cosa. È chiaro che praticamente però io pongo un'attenzione così dal punto di vista di e faccio alcune valutazioni. Praticamente la prima valutazione che io ho fatto rispetto sono gli impegni di spesa che fanno parte del mio. Ora io faccio riferimento che io praticamente quindi poi mi collego anche un'altra valutazione, che sono l'accesso agli atti, sindaco, che lo consente. Io da quando ci siamo insediati come amministrazione, praticamente io ho fatto diversi accessi agli atti. Praticamente. E che chiaramente l'accesso agli atti, se voi gli atti non me li date, a me non mi mettete in condizione di fare così. Cioè, io, voglio dire, perché io chiedo gli atti, e per il poi ci sono, non ci sono, e se praticamente io ad oggi forse sarà sfuggito. Io oggi anche all'esterno dico, quando trovo io mi giustifico. Quando dico che qualcuno si lamenta, io dico, vabbè, sono in una fase di rotaggio, per cui diamo tempo all'amministrazione di organizzarsi rispetto a questa cosa. Praticamente, io rispetto agli accessi agli atti, devo rivelare, alcuni fatto al sindaco, come ho fatto De Vinci, come ho fatto all'assessore, praticamente vice sindaco, praticamente io atti non ne ho avuti. Spero che praticamente dopo questa considerazione, ma se non altro per essere messi in condizione che non sia un anno, sa che cosa voglio fare sul piano di cambio di gestione per quanto riguarda, voglio dire, questo processo. Ma lo dico, mi collego pure a un'altra cosa, per esempio, che faccio completamente rispetto agli impegni. Voi avete fatto praticamente questa nuova cosa passata, quindi uno di voi dice, voglio dire, manifestazione, io ho chiesto piatti per le manifestazioni 2000, natalizie 2021. Ma non è capito, io sono favorevole affinché se ne fanno tutte le manifestazioni di questo modo, sono favorevole affinché si utilizzino tutti i soldi di questo modo a favore dei territori, per come si andano europei, dei territori di tutte le frazioni, e sì, io sono favorevole a questa spesa. Praticamente non trovate uno che dice quando la spesa. Io sono favorevole che si spendono i soldi che ci sono. D'accordo. Io ho visto, voi avete fatto praticamente un impegno di spesa di 5.500 euro per quanto riguarda le manifestazioni della Natalizia. Rispetto a questi 5.500 euro avete liquidato praticamente il paziente, avete fatto una cosa che noi non abbiamo mai fatto e forse non ci saremmo mai sognato di fare. Avete pagato praticamente le luminarie. Però vi dovete consentire, io nella richiesta di accesso che ho fatto, non ne, lasciamo stare gli aspetti formali, sì, non lasciamo stare gli aspetti formali. Ho chiesto l'elenco analitico dei 16 concertini che sono, che si sono stati pavati e praticamente di che punto e va, cosa che non ho regalato. Punto e va. A me se voi mi dite, però non regalati, io vi dico, e va bene così. Però sostanzialmente è quello che questo volevo sapere, non volevo sapere. Sul piano dell'aspetto vedo che molto spesso però, e quindi vi ripeto, molto spesso il discorso degli impegni, noi siamo qua, voglio dire, voi avete l'organo di governo, l'organo delle scelte e l'organo delle, e io ve li rispetto, io dico, invito il sindaco dell'amministrazione a applicare il, voglio dire, il programma elettorale che è, voglio dire, è stato santo, è legittimo praticamente, e noi abbiamo il diritto di cosa per dire quello lì, e poi un'altra, voglio dire che finisce. Però chiaramente quello che devo dire, praticamente voi, se me lo consentite, la praticamente, ma sono sufficiente. E quindi voglio dire, ho posto questo video, ho visto che molto spesso, praticamente gli impegni vengono fatti dopo le cose, più questi che bisogna, non saprà mai, mi spiego, no? Quello che l'ho detto io rispetto a
a questi dubbi che io tengo. Poi potrà essere voi mi dite, non che qua, casa tutto pagato, la panzina di scelta, hanno pagato a tutti qua, non devo questo dice, perché poi nella relazione in passato si chiedeva agli uffici, la dichiarazione dei responsabili se ci fosse tempo di fuori bilancio, però la condivisione. Io questo fatto praticamente non lo faccio, non fa riferimento subito, o sono stati fatti, oppure praticamente non sono stati messi, però teoricamente voglio dire, alla luce di questo spunto che io do, spero che voi dire vedete. Praticamente per voi. Aspetta, non interrompiamo. Non interrompiamo. Non lo dici in questo senso. Stavo facendo così, sterendo tranquillo. E questa era una cosa che io dicevo. Un altro aspetto che mio vero, e quindi questo per quanto riguarda gli atti, voglio dire, dell'accesso agli atti a cui facevo riferimento prima. Quindi, se cortesemente, rispettiamo i tempi per quanto riguarda, voglio dire, l'accesso ai atti con suo fiore. Concluso con calma, però è già fatto bene, costantemente superato il tempo. E non cercherò di accettare. No, lo faccio con sito che noi facciamo parlare del professore. Sito istituzionale. Io non entro nel merito, si entra sempre nella prerogativa. L'amministrazione è libera di fare, di scegliere di fare, è chiaro che i punti di riferimento, cosa vede voi? Io e faccio il paragone. San Nicola al centro, Sant'Angelo al Cupolo, San Martino. San Giorgio Tessera mi accade. Quello che si mette sul sito di istituzionale di San Nicola non si mette da nessuna parte. Io non entro. Io ho una visione diversa. Il sito istituzionale deve servire per comunicare dai cittadini. Quasi mette tutto. Scusate, ma ai cittadini di San Nicola con 25 pagine che si è sposato il sindaco di Maio, per carità, è una brava persona, lo conosco, ma scusate, ma i cittadini di San Nicola Profeta, 5 pagine, 50, 20 fotografie, voglio dire, sul piano del mondo. Io ritengo, o voi fate quello che ritenete, perché siete voi, io ritengo che maggiore attenzione e maggiore rispetto ai dati che possono servire al cittadino andando, anche se poi sappiamo benissimamente che sul sito ci vanno le persone, voglio dire, che hanno una certa dimestichezza, sicuramente le persone da 70 anni in poi non è che possono andare a vedere sul sito, e va bene. E da punto, come posso, guardate quello che vuoi. Casa Comuna, io ritengo che uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale deve essere praticamente la riorganizzazione della casa comunale e degli uffici. Lasciamo stare, voglio dire, come, perché e quando. Però è chiaro che oggi sono anche pure 6 mesi che voi avete l'amministrazione. Io non so il 30 domani che vanno in pensione, praticamente, voglio dire, come intendete, voglio dire, se me lo dite, può darsi che la soluzione che vi dà, oppure fra una settimana che praticamente funzionerà a tutti i livelli, noi saremo ben lieti a farvi, voglio dire, gli auguri se funziona meglio rispetto a prima, come vi devo dire. Oggi praticamente io esprimo le mie perplessità. Punto. E finisce qua. Per quanto riguarda il discorso praticamente politiche cimiteriali, anche qui ho gli stessi dubbi, dottore, rispetto a che cosa si è speso, a che cosa i cimiteri necessitavano di un intervento serio, e io vi do atto che l'avete fatto, quindi non è contro, è chiaro, io non resto in presenza, io so che i soldi si consumano, quindi non è contro. Però è chiaro, ci sono tempi e procedure. L'amministrazione uscente aveva previsto una politica cimiteriale con il progetto di finanze, lo sapete bene, non è un problema, lo sapete dobbiamo, rispetto alla quale c'era una procedura in stato avanzato. C'è stato un contratto praticamente stipulato con chi ha risposto
c'è stato pure chi ha risposto, voglio dire, comunque ha sostenuto delle spese. Allora, tutto bene che avete fatto le 10.000, non metto in dubbio, ma non pensate che una inversione di rotta rispetto a questo, se ci sarà un'inversione di rotta, possa causare praticamente delle cose, oppure pensate che il progetto di Milano si possa fare, perché io voglio dire, dagli atti non ho letto, non so se praticamente, voglio dire, ci sia un'inversione di tendenza rispetto a quello, oppure è volontà di continuare. Quindi praticamente, quindi praticamente aspetto se mi dato una risposta, se non lo vedevo col tempo. Rispetto, mi sembra di averle, voglio dire, tutto sommato, detto così, voglio dire, rispetto alla cosa, dal punto di vista delle cose, poi avrò l'opportunità di venire, devo dire a qualcuno, posso anche dare una cartella, voglio dire, indicazione della processione. Grazie consigliere Colombranco, spero di aver mantenuto i tempi. Noi siamo ben lieti quando si discute in armonia e nel rispetto del reciproco delle persone, dei ruoli, a dare la parola a chi è stato eletto dal popolo in quest'Aula consigliare. Le rispondo brevemente su alcuni passaggi che su cui lei mi ha chiamato in causa, poi darò la parola all'assessore per la replica e le ridarò la parola così per replicare a entrambi, se lei consente, così può replicare anche a me. No, vediamo se... No, ma ho chiesto l'assessore, d'accordo, va bene. Allora, mi sono preso un po' di qualche appunto rispetto a quello che lei mi ha chiesto. Le volevo far notare solo una cosa. Io sono stato eletto sindaco e la nostra amministrazione è stata convalidata alle elezioni il giorno 5 ottobre, l'insediamento del 17 ottobre, eccetera. Non ho avuto nemmeno il piacere di avere né io né il revisore dei conti, che per legge c'è un passaggio formale di consegne previsto dalla legge, che è quello del passaggio di consegne davanti al revisore dei conti. Ebbene, quel giorno né io né il revisore dei conti, né l'assessore al bilancio, né il segretario comunale che c'era allora, abbiamo avuto l'onore di avere un passaggio di consegne formali dal sindaco precedente a me, con, diciamo così, quella che era la cassa del comune, tanto è vero che arrivata una certa ora, nonostante la convocazione prevista dalla legge, con il ragioniere presente, eccetera, io non l'avevo interrotta nemmeno un secondo, quindi le chiedo di stare zitto, non cominciamo a dire questa parola, stare zitto, se no siamo veramente diventa una barzelletta di dettagli. Allora, dovemmo chiedere gentilmente al comandante dei vigili di recarsi presso l'attività del professionale dell'ex sindaco per mettere la firma del passaggio di consegne. Quindi noi non abbiamo avuto nemmeno il piacere formale del passaggio di consegne della vecchia e della nuova amministrazione. Quindi le lascio immaginare che lavoro, che duro lavoro abbiamo dovuto insieme a tutta la giunta, tutti i consiglieri comunali, tutti gli uffici fare per riuscire innanzitutto a mettere ordine nelle carte, non solo contabili, non solo dell'ufficio tecnico, non solo dei vari assessorati, perché non esisteva un archivio, non esisteva... Mi ascolta, capogruppo? Non è... Addirittura abbiamo avuto, e ho le prove di quello che sto dicendo, consapevolezza che alcuni protocolli non corrispondevano, e c'è qui la vice sindaca a testimoniare, nonché assessore all'urbanistica e alle lavori pubblici, non corrispondevano protocolli telematici al cartaceo esistente, cioè nel computer quel protocollo diceva che era un oggetto pervenuto da Angelo Capobianco, le carte risultavano tutt'altra cosa, probabilmente faccio l'esempio da Nico Ciampa. Quindi le lascio immaginare che ordine c'era in questo comune.
Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti che lei mi ha citato poc'anzi, ho mandato a prendere la cartellina opposizione che io tengo, vedete, la mia scrivania tutti i giorni, vedete come mi penso. Come mi arrivano le sue richieste, da ottobre ad oggi, nei tempi, avvocato, lei deve stare zitto, non deve gesticolare, non deve fare niente, in sede di replica, replica, va bene? Quante volte ce lo dobbiamo dire? Ok. Nei tempi previsti dalla legge, e in base alla legge 241 del 90, che le consente la richiesta di accesso agli atti, né un giorno in più, un giorno prima, non un giorno, non andiamo proprio nella sottigliezza, ma nei 30 giorni tutti gli uffici, compreso il sindaco, con PEC, certificato, con protocolli, eccetera, rispondono a tutte le vostre richieste. Non è stata rimasta sospesa nessuna richiesta di accesso agli atti per quello che riguarda il sindaco e l'amministrazione. Gli uffici, come lei pensa, non è che il sindaco può fornire la risposta agli uffici. Ognuno hanno degli incarichi apicali, hanno degli incarichi apicali, percepiscono una indennità extra rispetto a quello che è lo stipendio che la legge, che il comune gli dà, quindi non è che il sindaco gli deve scrivere la risposta. Se lei gli chiede, fa la richiesta al sindaco, il sindaco la risponde nei tempi previsti dalla legge. Se fa la richiesta alla giunta, la giunta ne può essere certo, e ho qui tutte le vostre richieste da ottobre ad oggi, le ha risposto a lei e agli altri consiglieri che mi hanno formalizzato richieste nei tempi previsti dalla legge. Se lei poi ha fatto qualche richiesta e ha sollecitato qualche richiesta a qualche ufficio, io non lo so, lo sta dicendo lei, io non posso per legge entrare nel merito di quella che è la funzione di un funzionario di un ufficio. Gli uffici sono una cosa, l'amministrazione è un'altra, quindi ognuno si prende le sue responsabilità. Non può muovere una critica al sottoscritto di qualcosa che non gli riguarda. Io le ho sempre risposto, così come è doveroso per legge fare e così come per dovere morale, e soprattutto chi sono stato opposizione, è giusto che sia così. Detto questo, quindi lei ha ricevuto tutte le risposte da me, tutte, ne ha fatte altre, ma poiché ne producete due, tre al giorno ultimamente, per un mese siete state per ferro, altrimenti non ho, avevo pure un po' di preoccupazione che fine avevate fatto, però dopo un mesetto vi siete di nuovo risvegliati dall'letargo invernale e quindi avete prodotto interrogazioni, richieste a raffica, tutte con urgenza, prima non si sono urgenza che o tutte rivestono carattere d'urgenza. Allora, nei tempi avete anche le altre risposte che avete fornito la richiesta. Detto questo, lei ha parlato di richieste più specifiche, Natale, concerti, l'uso, questa e quella. Allora, innanzitutto le voglio dire, lei ha fatto una prima osservazione, io subito sono andato a verificare ciò che la dottoressa mi aveva già detto. Sul sito del comune sono pubbliche le delibere di consiglio comunale che abbiamo prima approvato, quindi sia la numero 174, 175, 176, le pubblicazioni sono state fatte tutte qua, quindi le voglio rassicurare su questo. Così come lei, io lo voglio confermare perché sono andato a vedere, è così. Così come, se lei fosse più attento, più, diciamo, oltre a vedere quello che è il diario del sindaco sul sito istituzionale, il sito istituzionale è composto da tante altre cose, però lei purtroppo è fissata di me, purtroppo ce ne faremo una ragione. Ma se lei va su quelle che sono le determine, sono le determine delle aree, eccetera, lei mi ha fatto ultimamente delle richieste di accesso agli atti, sui divieti di sosta, sui sensi unici, su cose Natale, Pasqua, su carnevale, non mi ricordo, una serie di cose, non talmente tante,
Ma lei è andato mai sul sito del comune a vedere le termine di impegno di spese, di liquidazione? Che sono... Non mi deve interrompere! Dopo, si segue, prenda nota. Lei è andato mai a vedere le termine di impegno di spese, le delibere di giunta comunale che prevedevano queste manifestazioni, le determine di impegno di spese dei dirigenti, degli uffici, le termine di liquidazione? C'è andato qualche volta? È andato mai dalla ragioniera comunale a farsi dare le termine delle copie delle termine di liquidazione? Perché le chiede al sindaco? Lei è un ragioniere, è stato vice sindaco, assessore al bilancio, sa bene come funziona. Alcune cose le fanno gli uffici, dove paga il sindaco, le ditte con cui facciamo i lavori, le paga gli uffici. Quindi lei si rivolge agli uffici e può avere consapevolezza che la mia amministrazione, la nostra amministrazione, da ottobre ad oggi, tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha fatto nell'interesse esclusivo della comunità, non solo aveva la copertura finanziaria, non solo aveva il parere della ragioniera comunale degli uffici, non solo aveva il parere degli organi competenti, ma tutto ciò che ha fatto, tutti sono stati pagati. Tutti sono stati pagati. Non sono stati fatti lavori preelettorali a ditte senza impegni di spesa, senza coperture finanziarie. Non abbiamo dato progetti a tecnici amici da redigere e poi dopo con la nostra amministrazione c'è una processione di ditte che vengono a chiedere soldi. Andiamo a vedere, non hanno né impegni di spesa, né contratti, né niente. Tecnici, avete parlato della questione delle camere. È venuto un tecnico qui e vi ha denunciato alla Procura della Repubblica, le faccio questa confidenza, ieri mi è arrivata la nota, perché vorrà i soldi da voi, perché gli avete rubato ciò che era professione, perché gli avete promesso, questa detta sua, poi me la prendete con lui, che gli avreste dato dei soldi per il cambio di questa cosa. Io sto a quello che dico, non so se è vero, non è vero, io so che ha mosso querela, questo è quello che mi risulta. Quindi gli avete fatto fare il progetto a sto povero Cristo, progetto, tutte cose, poi nemmeno un grazie tante, e un giorno volevi i soldi da me. Amico mio, ma chi te sciolta? Andiamo a verificare, non stava nessuna parte. Rimase sbalordito. Così come è venuto un signore di Monterocchetta che ci ha fatto fare lavoro per 3.000 euro, così come è venuto un signore di San Pietro del Pino che ci ha fatto fare derattizzazione, disinvestazione, senza impegni di spesa, ma sta gente come lavorando? Lei mi viene a fare la morale a me. Ci vuole una faccia tosta, ma grossa, ci vuole una faccia da quelle che stanno sulla strada, mi viene a dire. È vero che quella una volta punta da fare una cosa, poi la fa vergogna e si supera, però ci vuole sempre un po' di vergogna. Due. Debiti che non sono stati pagati, le teniamo a raffica, caro Capobianco, a raffica. Avete fatto uno sproloquio sulla pubblica illuminazione. Ci dice, caro Capobianco, i soldi di Molinaro, della ditta Molinaro, della pubblica illuminazione, avuti per efficientamento energetico degli anni precedenti, non quelli che fatti ora. Dove sono? Molinaro, poi da me, la Capobianco, visto che lei è stato assessore al bilancio, mi dica dove sono, così finisce il consiglio, vado sopra, lo dico alla sala ragioniere e lo paghiamo a Molinaro, perché non deve parlare! Oh, vedi? Come glielo devo dire? Ci dica dove sono i soldi che abbiamo dovuto noi liquidare
alla SAMP per i rifiuti, avanzavano soldi quelli, avanzavano soldi tecnici, avanzano soldi avvocati, avanzano soldi ingegneri, avanza soldi pure Maria Santissima che si porta la processione un martedì in alto, avanzano soldi tutti, non avete pagato nessuno, è chiaro? Così come mi ha detto gli altri siti istituzionali degli altri comuni. Io, tra le altre cose, sono da poco consigliere d'amministrazione all'ambito P2. Sai che ho avuto un grande onore, era presente il giornalista che sta pure qua presente, quindi può testimoniare. Abbiamo fatto una riunione ed è stato detto in quella riunione che finalmente, questo è stato un grande onore, davanti a 19 sindaci della provincia di Benevento, per me è stato un grande onore sentire il ragioniere di quell'ente dire: il comune di San Nicola Manfredi finalmente è il comune più virtuoso di questo ambito, oltre a Castelpoto e a San Martino Salino. Finalmente! Mi ha fatto esempio San Giorgio del Sangue, Sant'Angelo a Cuba. Lo sai che San Giorgio del Sangue deve, no, Andrea, circa un milione di euro, mi pare di ricordare, no? All'ambito, 1,3. Mi ha fatto dei paragoni con dei comuni di cui io mi vergognerei pure a parlarne. Di che stiamo parlando? Del sito istituzionale. Ma lei se ne guardava mai il sito istituzionale della sua amministrazione, come era, diciamo così, organizzato nella trasparenza e nella pubblicità degli atti amministrativi? Mi fece un'altra richiesta d'accesso agli atti, i buoni carburanti. Io dissi al comandante di risponderla non da ottobre a dicembre sui buoni carburanti, ma di andare un po' indietro di circa un anno. La vuole la risposta? Chi utilizzava quei buoni carburanti non mi deve rispondere. Si segni. Poi alla sua replica risponde. Alla sua replica, sì, prendalo. Sì. Vuole sapere chi utilizzava i buoni carburanti? Lei ha fatto una richiesta di accesso agli atti, voleva sapere chi utilizzava i buoni carburanti. Lo vogliamo sapere, lo vogliamo dire al Consiglio Comunale, cioè chi utilizzava i buoni carburanti prima del mio insediamento. Il sottoscritto, i buoni carburanti, anche se potrebbero essermi concessi, perché oggi devo andare alla vedina, devo andarci per il comune, quindi lo do il buoni carburanti, ma non lo voglio e non l'ha mai avuto, è chiaro. Però mi dica chi li utilizzava prima del mese di ottobre 2021. Poi mi ha parlato delle feste, della risposta, i pensionamenti. Caro Capobianco, la tranquillizzo, faccio gli auguri, domani ne approfitto per dirlo a tutti i consiglieri, mi è stato detto, chiesto espressamente dalle signore che andranno in pensione intorno alle 11, ci sarà un momento di festeggiamenti con loro proprio per festeggiare il loro prossimo pensionamento. La rassicuro, la tranquillizzo, da lunedì il sole sorgerà lo stesso nel nostro comune, l'anagrafe sarà aperta al pubblico, chiunque potrà venire a fare tutto quello che serve. E un'altra notizia: nonostante il pensionamento di 3 dipendenti dell'anagrafe, da sabato prossimo, cosa prima nell'ordine dell'amministrazione, sarà aperta al pubblico, con delibera di giunta comunale, sarà aperta al pubblico l'anagrafe anche il sabato dalle 9 a mezzogiorno. Quindi non solo garantiremo l'apertura dal lunedì al venerdì negli orari già conosciuti, ma la apriremo al pubblico anche il sabato mattina. Quindi si figuri che come saranno fatti. Ci sarà chi ci dovrà essere, e noi, quando decideremo di andare avanti con la procedura concorsuale, la faremo secondo i criteri di legge, non che bandiamo i concorsi
e poi ci dimentichiamo di chiedere il parere a qualche ente che ci deve dare qualche parere, e magari mettiamo a rischio che quei concorsi un domani potrebbero essere impugnati, potrebbero esserci ricorsi da parte di chi magari viene assunto, eccetera. Vabbè, i concorsi noi li faremo quando dovranno essere fatti e secondo quello che è il potenziale del nostro comune. Così come le annuncio che proprio la scorsa giunta ha approvato il fabbisogno del personale. L'abbiamo inviata al revisore per il parere, lei me lo insegna, dobbiamo aspettare il parere del revisore e poi lo... Stiamo facendo tutto ciò che deve essere fatto. Così come stiamo facendo tutto ciò che deve essere fatto per le opere pubbliche, non come qualche opera pubblica, ancora ieri qualcuno, non sta presente l'ingegnere qua, ma voi vi vedete, chi siete? Da dove venite? Dicevo per chi. Chi siete? Ogni tanto qualcuno arriva con carte del comune che il sottoscritto non sa che titolo questi signori detengono in loro possesso. Si dà una carta a tutti, tutte si vedono tranne a chi se ne va. Si facevano quei progetti all'esterno, cosa illegale, cosa non prevista da nessuna legge di questo mondo, senza un incarico ufficialmente conferito. Se ci facevano facevano quei progetti e poi si portavano e si firmavano dagli altri. Cose illegali per i quali molti tecnici sono sotto inchiesta. Quindi debiti senza pagare. L'immigrazione marittima della linea casa comunale abbiamo parlato, uffici saranno sempre aperti, cimiteri comunali. Capo piano. Dovevamo fare un altro sogno a questo signore che avevate dato il project financing, gli avevate dato quello che teniamo ancora qua, in quanto prima lo dobbiamo togliere, ci metti una bella fotografia di San Nicola Manfredi, ma quello scempio, quella vergogna in questa sala consigliare deve essere tolta. Borgo Nocente, la casa è il tuo sogno, che è rimasta un sogno e lo doveva fare, doveva realizzare questo project financing, la stessa ditta che doveva realizzare questo sogno che è diventato un incubo per tutti quelli che avevano sottoscritto il patto precedente all'acquisizione di quegli alloggi. Quindi, di che stiamo parlando? I cimiteri comunali, le questioni noi le risolviamo, stia tranquillo, risolviamo tutto, da Monaco di 15 anni, hai voglia? Avete voglia di presentare interrogazioni? Tenete tutto il tempo, abbiamo avuto anche l'abolizione del limite del secondo mandato, quindi abbiamo dato dignità ai cimiteri comunali, che non avevano dignità i cimiteri comunali. Verificheremo ancora se i tributi, chi li doveva pagare, anche in quest'aula consigliare li ha pagati, perché altrimenti le incompatibilità sollevate sono ancora in essere fino a che non si salta l'ultimo centesimo del pagamento del tributo previsto. E faremo tutto. Se noi siamo un'altra amministrazione, capo capo, le piaccia o non le piaccia, verificheremo l'acqua da chi era utilizzata in alcune determinate cose, l'acqua pubblica per fini privati, verificheremo tante cose che piano piano dovremo verificare. E che poi le anticipo in sede di replica altre situazioni che la riguardano anche personalmente. Grazie. Prego, assessore. Allora, io lascio stare la parte politica della gente, questo è un concetto, ma è una parte più tecnica, più contabile, che poi è la sintesi la fa il sindaco, perché di tutto il resto io non mi piace quando si dice poi che facciamo lo stesso lavoro, ma si dice il revisore sì, fa un lavoro in base alle carte che noi dà. Le carte che noi dà sono carte reali, carte che effettivamente escono dagli uffici contabili. E quando io sono arrivato, insieme con l'onore di avere la nomina di un assessore, sono andato a vedere deficitaria, che non è da sottovalutare, perché il 50% di indicatore deficitario da più anni, non entro nella discussione politica, per questo la lascio ai consiglieri,
però qualcuno doveva pure accorgersi di questa situazione fiscale, perché non è che si può dire vabbè, ma poi la revisione fa in base a quello che diamo, c'è un bot, non è che poi sia così importante, perché il personale incide parecchio sulla spesa del comune, perché sono state date comunque aggizioni in termini passati a tutti i capitani e non c'erano soldati, perché non si è fatto immediatamente, ma non dico come cittadino, perché non si è fatto immediatamente un'azione immediata sulle entrate per quanto riguarda la Soget, la discussione, si doveva colpire, no, è brutto la parola colpire, ma purtroppo così è, quelli che non pagavano le tasse, che come dicevo nel mio discorso, sono fondamentali per il buon andamento del comune. Perché non siamo arrivati ad una situazione di debiti finanziari fuori controllo? E poi mi ricollego, no? Perché poi questi parametri, che lei giustamente, dico giustamente perché fa un'analisi ragionieristica, dice sì, ma noi vediamo le carte e le misure fare. Però solo guarda caso, perché il legislatore non è uno stupido, il legislatore fa le leggi perché ci sono delle circostanze che portano a fare queste leggi. Quindi sono collegati, questi indicatori fiscali sono collegati a degli eventi, sono degli alert, sta dicendo il prossimo, sta dicendo il comune, stai attento. Ma io lo sto criticando, perché non mi permetto di salarsi con io. Però sono collegati. L'effettiva capacità di distorsione, anche questo è deficitario, ma si collega alle entrate che sono ridotte, cioè non sono in grado di poter sollecitare la soggetta a non far andare in prescrizione i tributi, è chiaro che le entrate riducono, ecco perché esce il secondo parametro. Personale, è normale che vado fuori parametro, se faccio tutti i capitani e nessun soldato, è chiaro che vado fuori dai parametri del primo parametro. E a questo punto mi domandavo, parlavo poi di aggiungere, siamo noi nelle condizioni in questo momento di fare dei concorsi quando non abbiamo ben chiaro la situazione finanziaria dell'ente? Assumersi delle responsabilità di assunzioni, noi dobbiamo essere ben certi che siamo anche nelle capacità di poter pagare queste persone, caro consigliere Gaudio. E la mia domanda che ricorreva ai tecnici, perché non l'hanno fatto prima? Visto che è un bando loro, avevano un potere enorme, quello della funzione, allora abbiamo anche ringraziati, ci saremmo trovati dei dipendenti in più. Non mi si venga a dire c'è cioè, il Covid, perché anche qui il legislatore, che non è uno stupido, il legislatore ha detto diamo la possibilità, comunque c'erano i mezzi per farlo. Oggi noi stiamo facendo un lavoro enorme con la segretaria Morante a verificare quelle che è la capacità nel piano triennale dell'assessore, come diceva il sindaco. Poi mi parla per i fuori bilancio, noi riempiamo il bilancio di entrambi di non farlo, e se ne facciamo e perché sempre in una situazione come giustamente diceva il sindaco, sempre perché ci sono situazioni passate che noi ci stiamo trovando ad affrontare. Ma allora noi facevamo i fuori bilancio, ma lei è un tecnico, quindi io tanto di cappello, è normale, non faccio i fuori bilancio, però qui vado a fare anticipazione di vita, ma lei di anticipazione di vita, che noi purtroppo non riusciamo a capire, perché la questione è, anzi io non capisco, abbiamo ben capito perché fare sempre anticipazione di cassa, e io non le do neanche tanto, non le do neanche tutta la colpa, perché come già ho detto nei precedenti consigli comunali, voi avevate una persona all'ufficio che probabilmente, io ho avuto questa impressione, ma era l'impressione mia personale, probabilmente faceva il sindaco, faceva anche l'assessore, perché lui che e quando l'abbiamo chiamato in causa di farci spiegare, noi abbiamo cercato un contatto per farci spiegare dove stavano i soldi, cosa si è fatto dei soldi,
cosa si è fatto del comune di San Nicola? Non c'è stato detto. Aiuti non ne abbiamo avuto. Chiarimenti non ne abbiamo avuto. Allora, in questa situazione noi stiamo pian pianino mettendo a posto tutte le caselle. È chiaro che con grandi sacrifici, ma faremo tutto. E ripeto, noi stiamo prevedendo anche di risolvere i problemi e i debiti lasciati dalla vecchia amministrazione. Del resto, se lei ha visto nel consuntivo, abbiamo addirittura previsto un fondo utilizzo per spese dell'area extra. Abbiamo messo una cifra di più rispetto agli anni precedenti. Ma perché? Perché giustamente sempre con un lavoro difficile trovato un lavorare. Dobbiamo capire bene queste spese legali, che ripeto, non sono le nostre spese, non sono spese legali nostre, perché noi non facciamo nulla se non ci sta la copertura finanziaria. E questa è una regola. La regola numero uno ci siamo imposti come giunta e come consiglio, non si spende nulla se non c'è la dovuta copertura, e lei ha fatto un accenno alla bravura e alla capacità, ha ringraziato l'ufficio di ragioneria, che questa è non è presente, è una persona molto precisa e puntuale. Quindi non si spende nulla se non c'è la copertura finanziaria. Però è chiaro che ci sono situazioni passate che noi ci siamo trovati e probabilmente ci troveremo, e noi più di andare a fare un fondo in queste spese legali, cioè noi abbiamo dato, mi perdoni, questo è un altro, abbiamo dato incarichi legali senza dire attenzione, ma questi incarichi legali quanto ci deve costare? 1 euro, 10 euro, 100 euro, e ne abbiamo dato anche a uffici legali di una certa importanza. Allora, quello lì domani l'ufficio legale di una certa importanza può decidere di mettere la cifra che vuole, e noi come lo affrontiamo? Cioè, legale, la causa l'ho fatta, ma l'ho persa, sì, ma lei l'ha persa, ma io il lavoro l'ho fatto. E se noi l'amministrazione non mettiamo un punto, dici sì, però tu puoi chiedere tot, più di tanto non ci puoi chiedere, significa lasciare libera scelta a un professionista di fare una parcella e mettere una parcella a piacimento. Allora, noi questo in questo momento stiamo affrontando con decisione, cioè capire qual è la situazione di Vittoria del passato, che è quella che ci sta avvenendo. Quindi io, e concludo, non guarderei con sufficienza i parametri digitali che risolveremo, cioè non dico che tutti 8, spero tutti 8, però buona parte di quei parametri saranno risolti. Grazie. Grazie assessore. Aperta la discussione sulla replica, la parola al consigliere Capogruppo. Prego, grazie. Dottore, inizio dalla fine. Io quando dicevo che bisogna organizzare la casa comune affinché quei parametri che oggi sono 4 praticamente possono salire, perché così il comune diventa più vicino. Ma questo, cioè, oggi sono 4 che sono negativi e 4 che sono positivi. Scusate, ma interrompo, non so che dovrei aspettare di tutto, però la prego di non confondere i parametri digitali con l'organizzazione della casa comunale. Non mi devi consentire di dire il parere che vuol dire. No, c'è l'organizzazione della casa comunale. Perché se no, per venire in serie di tutto, se poi grazie. Io ritengo, come dire, sul piano delle cose, che non è una critica, no, voglio dire, rispetto alle cose. Io ritengo, innanzitutto, la scissione tra uffici e vari per il comune, organo politico e uffici, come vale per voi, vale pure per la vecchia amministrazione. Perché se qua poi facciamo, voglio dire, per noi di buone, non so buone, perché non so buoni, poi per gli altri accoppiamo. Voglio dire, la scissione tra organi di governo e organo operativo, come c'era prima, voglio dire, c'è una.
Quindi voglio dire, rispetto alla gestione, sta all'interno del governo. Quindi come è lì? Indipendente, il governo lì. Chi li credo lì? Sono adesso. Così erano quelli lì, erano quelli lì. Voi adesso non è che l'hanno acquisito professionalità o l'hanno scelta. Loro avevano una responsabilità e ognuno rispetto alla gestione delle relative, ma adesso si assume la responsabilità rispetto a chi che assume la responsabilità politica e chi si assume la responsabilità. Per quanto riguarda il suo da capo, perché poi abbiamo un po' praticamente qui da mie, voglio dire, osservazioni, era per dare un contributo, non era né una polemica, né niente, siamo qua in consiglio comunale, noi abbiamo un ruolo che è quello di governo, noi abbiamo un ruolo che è quello di controllo degli atti, dell'opposizione. Allora, ogni volta che parliamo di qualcosa, poi torniamo dietro, tu dove stai? Io ero componente dell'amministrazione precedente, con alcuni presenti qua, ma non ero l'amministrazione, facevo parte dell'amministrazione, quindi voglio dire, dell'amministrazione, con tutte voglio dire la questione che ci quindi voglio dire, subito voi le responsabilità le abbiamo come le avete oggi, voi. Testa il sindaco e tutti quanti sono stati che fanno parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il discorso delle consegne, a me dispiace, poi alla fine l'ha messo il sindaco che la consegna c'è. Poi se lui ne fa un aspetto, però sostanzialmente non l'avrei portato, la coppia del verbale dove ha firmato, il termine. Ha firmato la ragioniera, ha firmato il sindaco uscente, ha firmato il sindaco entrante. Poi che voglio dire, io volevo un aspetto più, cioè che negli enti è questo che si fa. Poi nell'atto di gestione c'è l'ingegnere Mauro che faceva l'ufficio tecnico. Ha fatto l'ufficio tecnico fino a voi, poi è subentrata la signora, l'ufficio di ragioneria praticamente comunque è la stessa di l'ufficio di ragioneria, così come è chiaro che chi subentra vuole capire rispetto alle cose, mi pare ovvio, è sacrosanto quello che lei dice, ma che rimarca come se fosse stata una omissione la consegna, non è. La consegna è stata fatta nei modi e nei tempi che prevede il testo sugli enti locali. Hanno firmato tutti. Uno volete che era fatto fotografia, come spesso è capitato di vedere foto in giro dove volete bene, questa era la cosa. Ma il Stili, il Tesorino e tutti gli uscenti hanno firmato e hanno redatto un verbale che quello è sul piano delle cose. Poi all'interno degli uffici era in testa a voto trasferire a voi quello che erano le problematiche di un ufficio rispetto alla quale voi vi dovete organizzare per andare a dare una, giustamente un'indicazione che vi compete in termini alla luce del responso elettorale di ottobre 2020. Né più e né meno. Per quanto riguarda l'accesso ai dati, non è vero, verifica bene sindaco, verifica bene pure la signora che c'è una cosa che ha chiesto a lei e non mi ha risposto, per la verità lei non l'ha sollecitato. Ho sollecitato una cosa al sindaco rispetto alla quale praticamente, perché io gli ho detto questo poi l'ho collegato, non ce l'avevo. Poi se voi dite, no, guarda, voi ne avete fatto altri peggio di questi, non discutiamo, voglio dire, se lei mi deve venire a dire a me che ci sono, ci sono 20 anni di amministrazione, ci stanno 10 anni di amministrazione patrimoniale, ci stanno 10 anni di amministrazione lì e ci stanno tutte le problematiche inerenti all'equilibrio economico-finanziario, perché lei l'ha anche letto sui dati, c'è l'equilibrio economico-finanziario. Il comune di San Nicola, una volta, aveva all'incirca 25 anni.
quando poi praticamente i quindi gestiti, venivano gestiti all'interno i tributi. Nel 2016, se non vado errato, il problema l'amministrazione si era posto, rispetto alla quale, e rispetto alla quale, vedete, è vero, hanno esternalizzato, stati buoni, gli altri comuni, voglio dire, anche Benevento, che è una azienda, tra virgolette, voglio dire, sociale, in termini numerico, ha la gestione dei tributi all'esterno, non ce l'ha all'interno, quindi voglio dire, non lo è. E la discussione si pone nei tempi, ci sono, dovrei sapere che ci sono dei tempi e delle procedure. E quando la Sogget è entrata e il sintomo attuale lo sa bene, perché era un attento frequentatore e anche rispetto ai tribuni sa bene che cosa ha fatto e che come si è mosso negli anni scorsi dal punto di vista delle cose. Quindi voglio dire, da questa problematica dei tributi è una problematica seria e vitale per me. Tanto è vero che il comune all'epoca ha dato l'estate a polemiche, difficoltà sul piano, perché purtroppo queste società che fanno questo lavoro sono più determinate rispetto alla cosa, hanno i loro interessi, e quindi fu dato proprio per fare quello che dice lei, cioè per evitare che si... E loro si sono mossi, devo dire la sincerità, io ho sempre sostenuto che il comune non fosse nelle condizioni di a Sogget o altra, praticamente la gestione esterna è un male necessario per quanto mi riguarda, e praticamente perché sostanzialmente se, voglio dire, se, ci sono dei tempi, lo sanno, rifiuti, faccio un esempio, i ruoli fin quando le tariffe, fin quando si trova arrivato a settembre, ottobre, che partono i ruoli, quando ci stanno già 9 mesi di gestione rispetto alla quale le aziende che fanno questo servizio vogliono essere pagate. È chiaro, questo lo conosciamo bene. Se poi queste discussioni vengono, non vengono, vuol dire, vengono qualche necessità. Per cui sostanzialmente, voglio dire, anche se è auspicabile, voglio dire, sul piano, un lavoro all'interno dell'etico, come è stato, il San Nicolo non era nelle condizioni di poterlo fare, e l'ha gestito altrove. Quindi la Sogget ha fatto delle volte, le dico ancora di più, e il sindaco lo vorrebbe sapere, perché no, quando si accavalavano poi sollecitazioni, ingiunzioni, procedure, nello stesso tempo allora cercava di, voglio dire, di, come devo dire, di mantenere all'interno delle discussioni per evitarli, opprimere, voglio dire, in termini, vuol dire, i cittadini, questo mi pare ovvio, nei limiti delle prescrizioni. E quindi questo lavoro è stato sempre fatto. Poi, le vicende, voglio dire, Covid, tutti quanti interessati, li conosciamo tutti, ma per tutti non vale bene. Per quanto riguarda il discorso che io facevo, in termini di, praticamente, di opportunità, io non dicevo risorse, lo dico, cioè, se lei fa le risorse, ma chi conosce il territorio? Se io faccio questo ragionamento sul piano di questa cosa che ho detto, per quella cosa che conosco, perché sostanzialmente il problema c'è, il sindaco non può rispondere, si legge agli atti delle determine. Che significa? Se io chiedo le copie degli atti, ma da me poi continuo a urlare, ma dalla copia degli atti, se legge alle termine vicino a voi, cioè non mi sembra che sia questo. Sul piano delle cose, io le faccio un altro esempio, no? Su alcune cose, no? Per esempio, ho visto che la dottoressa dice sulle delibere, si viene mandata copia alla minoranza della delibera, giusto dottoressa? Va bene, a me io non lo pongo il problema, perché me la scarico comunque, la data non la data, voglio dire, me la scarico, non è fisso il problema, non so se mi spiego dal punto di vista del... Ma non è vero, devo dire, alla mandata. Lei me l'ha mandato qualche volta a me, 17 anni. No, perché non è vero, non ero io. 17 anni mi hanno notificato una delibera. Mi deve rispondere. Ma lei faceva spendere. Mi ha mai notificato una delibera di giunta comunale? Ma 17 anni. Sì o no? Ma non faccio questo notificatore, praticamente. Il notificatore,
mi hanno iniziato il consiglio e gli hanno detto di ragionare. Siamo qua per ragionare in termini da gara e lei perde l'abuso e torna sempre quello di sé. Sì, prego, noi siamo mai diciamo così. Io posso anche chiudere la partita, però ci posso non ha capito. Io lo sto dicendo, io quello che dico. Io dico le cose per migliorare il rapporto tra maggioranza e opposizione. Io non le avrei detto. Abbiamo detto voglio delibera. Non me la voglio, forse non mi sono spiegato. Però lei non mi corrisponde. Per esempio, lei pensa, lei ha parlato un'altra volta di me. Io ho fatto una richiesta. Per esempio, l'altro giorno al comandante del Dio ha risposto, ha detto di qua perché qua però mi sicuro risponde. Praticamente sul piano ho detto vabbè prepara e risponde. Voglio farti capire come ti dico questo rispetto alle quali, però ti dico pure che praticamente voglio dire, accesso agli altri, è una cosa importante, è una cosa seria. Lo stiamo dire, io rispetto a quello che lei dice, è tu risposto. Ci sono, noi abbiamo fatto la pecca rispetto alla quale quando io dissi che avevamo come comune, come gruppo costituito proprio per avere un, voglio dire, un discorso di sul piano così anche formale dal punto di vista della cosa, lei all'epoca mi disse come per dire da, no, l'abbiamo aperto come gruppo proprio per evitare forse adesso con te insieme, abbiamo fatto questo per collaborare, per avere, per creare un rapporto istituzionale, io di quello parlo, per un rapporto istituzionale trasparente e chiaro e limite delle cose. Questa è la ragione. Quindi voglio dire, io auspico che questa situazione di accesso agli atti venga migliorata. Io ho detto prima, questi sono 6 mesi, capisco che è una situazione di Roma. Bene, io mi ho difeso anche fuori. Che corre, nonostante sia violato. Dire praticamente, io mi ho difeso anche fuori. Chiaramente, francamente, secondo me, lui che non è che difende. Però, per dire, quando uno mi dice... Non ci serve. Quando uno mi dice... Ma dai, meglio che non ci difende. No, non difende. Quando uno mi dice, consegnaci, portateci la copia, voglio dire, verificare. Rispetto, andiamo a dire, tornando a ragionamento delle linee, perciò vi voglio fare di capire. Beh, la verità, non tanto diretto sindaco, con gli uffici, con le cose, quindi quello che chiedeva, gli davano, non è più possibile, che vuol dire che non gli davano, se mi dicevano, non voglio coprire oggi, a me, da me, lei non c'era di tutto per lamentarsi di queste cose. Quindi lei oggi, come può dire, sono 18 anni, non è dato mai da tanto, ma non l'avevi visto, non è da me, non l'avevi visto. Un'altra cosa, non l'avevi visto. Non l'avevi visto. Non che stavo parlando di accesso agli atti. Io ho detto così. Lei su una nota di risposta ha detto si legga la dettaglietto così. Si legga dove termine che stanno sul piano delle cose. Allora, di conseguenza, io questo che lei ce l'ho fatto, ce l'ho fatto. Rispetto al discorso che facevo prima dei membri di fuori bilancio. Giustamente è uscito. Ma se fai, se scala ancora pure, troverà pure qualcosa che ti riguardano da vicino che, all'interno di altri che parlato, lei ha parlato che cosa? Sì, vuole che io non che cosa? Io non ho niente, nessuno spero nessuno nell'armadio nessuno che nessuno cosa? Parli ma, che cosa? Parli come più si dice che cosa? Altrimenti taccia ma lei a me mi dica cosa? Cosa sapevo della Soget prima? Parli! Io sono parlando della Soget! Parli! Lei deve parlare! Innanzitutto deve lei buttare lei ascoltare! Vede, ha detto di stare zitto poi adesso va! Sa benissimamente come sono stati gestiti i tre punti degli anni a San Nicola Manfredi. E ora le dico come sono stati gestiti. No, che termina, glielo dico io. Ma non mi interessa. Glielo dico io. Io ho dato una risposta al dottore che ha raccomandato una risposta. E io ho risposto al dottore che ha detto che dal 2016, il comune ha esternalizzato i servizi, voglio dire, sul piano delle. È chiaro che
sa pure bene che queste società di gestione che cosa fanno? Stampano, voglio dire, le risultanze loro e poi mandano i cittadini con, poi per interloquire con loro rispetto, voglio dire, alla soluzione che si può. Quindi voglio dire, come comune, all'epoca il problema è stato questo. È chiaro che la strada è questa, non solo altre. Io, quando parlavo di casa comunale, io ritengo che gli obiettivi sul piano delle cose si raggiungono insieme, ma insieme come ufficio di comune, come comune, come ufficio e come organo politico. E io non penso che il revisore si riferisca soltanto, se le faccio un esempio pratico, se l'ufficio tecnico dà una licenza, no, non dico solo io, non dipende sempre dalla parte di governo, del controllo degli uffici, questa è fatta la risposta. E questo me ne rammarico, perché invece mi scusi se l'hai interrotto, non credo. Anche a quello, io dico, gli obiettivi tra ufficio e organo di governo si raggiungono insieme. Dobbiamo trovare una pace con noi stessi, perché se da una parte diciamo che gli organi di controllo devono, lavorare con gli organi amministrativi, allora poi mi viene poi in mente la solita domandina che mi frulla nella testa e dice sì, ma allora non sono stati comunicati prima, perché noi abbiamo trovato una situazione dove anche i nostri dipendenti, che poi i nostri dipendenti, non è che sono cambiati in buona parte, in buona parte sono andati, erano anche molto demotivati, molto andavano un poco, però poi dopo finiamo questa polemica, andavano, uno viveva la giornata così, pensavo la mattina e si decideva cosa fare, senza una programmazione. E appunto, lei mi dice che nel 2016 come amministrazione ha fatto un'ottima scelta, ci mancherebbe altro, l'ha fatta anche Benevento, ma l'ha fatta anche altri comuni. Ha fatto un'ottima scelta. Allora, ottimo, io direi un'ottima scelta. Io ricordo, perché se la se avesse fatto una scelta, che sono forza ottimo, perché io non ho fatto una scelta che ho continuato. Diciamo che le scelte quando si fanno? Dopo 10 anni vuoi fare così. La scelta, giustamente, è che noi come amministrazione nel 2016 abbiamo esternalizzato questo servizio perché ci siamo resi conto che internamente non eravamo nelle condizioni di poterlo portare avanti. Nulla questo questo argomento. Però 2016, se negli anni mi trovo una situazione sempre più deficitaria, e queste persone, questa società, che sono un attimo richiamate, me lo dico a me stesso, lo dico al consigliere D'Organi, devono essere richiamati, aiutati, ma voi che lavoro state facendo? Come lo state portando avanti? Mi perdoni, consigliere. Il problema è che come abbiamo trovato dei dipendenti demotivati senza un minimo di organizzazione, se devi parlare anche di organizzazione della casa di Milano, così abbiamo trovato anche una soggett, questa persona che doveva gestire i pagamenti non poteva permettersi il lusso di non pagare i fornitori
addirittura anche coloro che dovevano portare nelle casse del comune una cosa di soldi. Questa è la situazione. Che... Allora, quando io dico che noi dobbiamo confondere i parametri con la casa comunale, è perché non c'entrano. Se non sono. Perché? Mi perdoni, sto parlando al consigliere comunale. Noi dobbiamo stare attenti a certi passaggi, molto precisi. Cioè, lei fa menzione ad esempio, dice no, però il passaggio di consegna è avvenuto per il secondo e il terzo del 2, dell'articolo del 2, perché c'è l'anno la giunta di Pagrosso. La dottoressa Russo, non sa meglio di me, è anche lei è arrivata negli ultimi tempi. E anche lei ha avuto come me delle grosse difficoltà a risalire a dei conti che il precedente ragioniere del comune ha lasciato. E ancora oggi noi spettiamo a trovare un filo a questi numeri, a questi conti, perché se noi non abbiamo conoscenza profonda di questi numeri, e ci siamo riusciti, che sono in 6 mesi, penso abbiamo fatto tanto, sia il ufficio che consiglieri e la giunta. E allora stiamo risalendo a questi numeri, che sono numeri importanti, perché se io riesco a trovare il capo, il filo della matassa, io posso fare anche il bene della comunità, questa è la questione. Però il vero, gli indicatori, capito il suo passaggio, indicatori non c'entra niente con la casa comunale, perché giustamente se nel 2016 è stato passato tutto alla Soget, non c'entra niente con la casa comunale, perché è una cosa esterna, un po' segreta. Allora, se qua mi dà uno sprono a fare meglio dal punto di vista dell'organizzazione della casa comunale, vi posso assicurare che sarei tranquillo, perché l'amministrazione del Lino sta facendo tutto e anche di più di quello che è. E qualche fatto. Grazie, professore. Rispondo per deve stare zitto. Io sto parlando, replicando a quello che lei ha detto. Se gentilmente mi vuole far terminare, allora io le dico, caro Capo Bianco, che ci sono stati anche procedimenti penali aperti, fascicoli aperti nei miei riguardi. Lo sa come sono finiti questi fascicoli? Lo sa? Non interessa. Sono finiti tutti o con un'archiviazione o con il non luogo a procedere, o sono ancora in corso dopo 8 anni che già sono prescritti,
forse diversamente da qualcun altro che ha avuto l'onore e l'onore di governare questo comune. Il sottoscritto è stato sempre assolto in ogni vicenda che lo ha riguardato, anche spiacere, assolto completamente e anche risarcito. Questo non è dubbio. La consenso tutto così, ma non perché? Perché conosco come funziona il risarcimento dello Stato italiano. E che cosa vuoi sapere? Vuole sapere che cosa vuoi sapere? Se lei vuole sapere qualcosa nel dettaglio, io gliela fornisco immediatamente. Non mi interessa. Io sono qui per fornire tutte le spiegazioni. Il pagamento, abbiamo parlato della socia. Lei ha parlato della socia. La socia. Poi magari potrà rispondere pure successivamente nell'altro punto, eccetera. Mi dà questo chiarimento. Come mai non è stata pagata? Manca la nuovità. Mi ha parlato degli avvocati, mi ha detto già qualcosa l'assessore qui. Si facevano cause qua con tutti. Ogni tanto si faceva una causa, come ho detto prima bene l'assessore, senza un tetto massimo di competenza legale, di onorario. La prima cosa che ho notato diventando sindaco erano le sentenze che arrivavano, sentenze. E sai che la maggior parte delle quali cosa riguardavano? Le multe. Voi avete avuto, non so che poi descrivo materialmente queste cose, perché poi il linguaggio suo lo conosco, anche per quello scritto, quindi non è manco lei che scrive, sicuro. Mi ha contestato qualche giorno fa, lei, non so chi, non ricordo, le telecamere, questo, quell'altro, violazione della privacy, garante tra poco stiamo arrivando a NATO, non andava in Ucraina, la NATO che era stata qua, ma utilizzare questi termini, urgente, il prefetto, ogni volta pensavo prefetto come si mangiava la perché? Anato, il garante, e chi più ne ha più ne mette. Capo Bia, il sottoscritto, te la fai capire, quindi si figuri se io ho paura di quello che lei dice, lei chi minaccia, chi a chi da lì, a chi promettere. Il sottoscritto ha tenuto gli altri puti a starvi contro per tanti anni. Non ne ho avuto paura, devo affrontare a viso aperto davanti a un punto intero. Lei mi deve far terminare. Si figuri se mi preoccupano i garanti, queste cose. Io faccio tutto nella piena legalità. Mi domando e le domando. Le multe che venivano fatte da voi agli ANAS, perché noi multe non ne facciamo, i telecamere vengono e saranno utilizzati, perché ancora non sono terminati i lavori di montaggio, quindi la cosa di lavoro ancora non è avvenuta. Le multe non ne faremo, non ce ne sono autovelox. Invece vi domando, quegli autovelox che voi abusivamente avete messo agli annassi per così tanti anni, che hanno prodotto infinite cause, perché forse saranno 10 anni che non ci stanno più gli autovelox, e io da come mi sono insediato a ottobre è stata la prima cosa che ho notato, tutti i giorni decine di sentenze che riguardano quelle cause, non si assomma al foglio che consumiamo, che dovremmo anche abitare pure i fogli di cause, sentenze che arrivano continuamente, dove il comune è sempre condannato per queste cause riguardanti alle vostre multe false e con autovelox abusivi. Non è vero che arrivano le sentenze di condanna del comune al comune di San Ivano. Ancora posso stamattina, davo. Lei ha il barbaro coraggio di dire che non è vero. Lei mi deve dire, è vero o non è vero? Terminiamo. Noi non abbiamo fatto in 6-7 mesi causa a nessuno, ci siamo difesi, ci siamo costituiti in qualche cosa, ma com'è che voi facciamo tanta causa? E poi non davate
non davate mai un detto. Verificherò una notizia che mi è arrivata nei giorni scorsi, contandovi il corredo di carte, per dei lavori pubblici fatti nelle zone alte del comune. Verificherò l'attendibilità di questa persona pronta a testimoniare davanti a un pubblico ministero, addirittura in cui si parla di addirittura acquisti di autovetture a qualche consigliere comunale. Poiché ho avuto addirittura la richiesta di questa persona di andare assieme dal pubblico ministero, faremo anche quest'ulteriore verifica, cosa gravissima se questo è accaduto. Inoltre, questa è la mi faccio terminare. Questo che stiamo approvando oggi, le ricordo e ricordo a tutti voi, che è un bilancio consuntivo, quindi è un bilancio consuntivo della vecchia amministrazione, non è, lei ha detto, io ne facevo parte, però non c'ero solo io. Su questo gliene do atto, perché ultimamente forse ho sbagliato a concentrarmi sempre su di lei, ma si sta facendo pure bene ultimamente. No, allora dico, ha ragione, lei è corresponsabile ugualmente a chi era sindaco, ugualmente a chi era assessore, ugualmente a chi era tutto consigliere di maggioranza di quella amministrazione fallimentare. Lei ha le sue colpe, ma poi tutta la croce addosso al capo bianco non va buttata. Per le sue responsabilità, ma non è che poi giustamente mi sento di difendere, chi non compare si vorrebbe fare rifare la virginità, è più responsabile di chi compare, è più responsabile di chi compare, meglio sottolinearlo questo. Lei ha detto, ero solo un delegato, un assessore delegato, lei era delegato. Era vicino, avevo un incarico. Non l'ho detto, lei sta aggiungendo cose che io non ho detto. Mi faccia finire. Lei ha detto, era un componente. Ha detto, questo ha detto, era un componente. Faceva parte della missione, ma non era solo io. Il senso era quello, no? O mi sono sbagliato? C'ho risposto. Vedi, il senso era quello. Lei era vice sindaco, assessore al bilancio, delegata ai rapporti con la sorte. Lei ha detto, una cosa sono gli uffici, una cosa è l'indirizzo politico. Ed è così, quindi alle richieste di sollecito che lei ha fatto i dirigenti, come ho detto prima, i dirigenti devono rispondere loro e non devo rispondere a posto loro, l'ho detto già prima. Però lei, quindi lei voleva dire, dice, i dirigenti erano prima, erano mossi, ma tutto un po' alla volta li abbiamo tutti cambiati. Ma poi, è certo che i dirigenti devono rispondere del loro lavoro, ma i dirigenti eseguono un indirizzo politico che gli viene dato dall'amministrazione. E comunque io non, certamente non vado a rispondere diversamente, cioè non intimo ai dirigenti di rispondere in un determinato modo, ma sovrintendo anche il loro lavoro, verifico comunque ciò che loro fanno da sindaco. E lei, da vice sindaco, ininterrottamente dal 1999 a ottobre scorso, la bilancia in rapporto con la società, eccetera. Come mai non si è mai accorto, e poi mi fa la richiesta dopo di ottobre, che decine e decine di attività commerciali in questo territorio non erano iscritte al ruolo TAI? Non si è mai accorto, ha fatto la richiesta di accesso agli altri per avere i ruoli del TAI, no? Lei ha fatto la richiesta, l'ho vista da sotto. Ma prima non l'ha mai fatta questa richiesta, per vedere se il ristorante di Zeccai, se il pub di Zeccai, se il mobilificio di Zeccai, se l'impresa, l'azienda, l'industria di Zeccai, non è di centinaia di metri quadri, non parliamo del piccolo pensionato di 10 metri quadrati, di centinaia di metri quadri, non erano mai proprio iscritte al ruolo tale. Non si è mai posto questo problema. Come mai non si era mai posto che decine di famiglie non erano iscritte al ruolo? Eppure aveva la delega,
Io me ne sono accorto in 6 mesi, lei in 20 e più anni non se ne è. Quindi bisogna andare troppo bravo, se non vogliamo pensare a una cattiva fede. Così come mi avete accusato, poi le richieste che voi fate, non solo le fate a me, le fate pure agli organi dell'autorità giudiziaria, mi chiamano, non so se le fa lei, le fa, io non mi faccio da solo. Ogni tanto i giornalisti mi chiamano la questura, la procura, i carabinieri, la forestale, addirittura la capitaneria di porto. Tra poco arriva pure la NATO, come ho detto prima, l'ONU, a fare richieste in questo comune. E da tutti stiamo andando, stiamo rispondendo, stiamo producendo documentazioni, abbiamo prodotto tutto ciò che era, comprese quelle cose che mi si volevano addebitare a me, le residenze fittizie, dove mi si è, diciamo, contestato qualcosa, si è dimostrato con le carte, non picchiate, che erano tutte cose che fa tutto smontato. Invece io, da quando sto qua, ne ho appurate almeno un centinaio, caro Capo Bianco, di residenze fittizie. Come mai nemmeno questo ha verificato mai? Come mai non ha verificato che nemmeno i suoi candidati vivono stabilmente in questo territorio, risiedono falsamente in questo territorio pur vivendo stabilmente in altro territorio? Come mai non l'ha verificato? I suoi predecessori, che puntualmente i vigili hanno certificato non viverci negli altri comuni, hanno cancellato l'ufficio. E così come procederemo a cancellare l'ufficio dopo i criteri, altre decine e decine di persone, perché così è bello vincere le elezioni, pur nonostante questi imbrogli li abbiamo visti. Quindi lei mi parla degli atti che dovete avere notificati dalla... e questo dobbiamo fare, invece sarebbe, lo faremo sempre, cose che non avete fatto mai, però come ho detto prima, 17 anni, io non ho mai avuto. Parlate voi, ripeto, che siete quelli che hanno delle interrogazioni dei rappresentanti del popolo, delle opposizioni, rispondevate anche dopo un anno che vi era posta l'interrogazione. La portavate in consiglio con un anno, avete portato una volta dopo 14 mesi. Ma lei si vergogna quando parla di determinate cose? Sì o no? Io mi vergognerei! Il Consiglio Comunale, sindaco, cerca di fare la persona da presidente. Allora, del Comunale, quello che devo dire è che si dovrebbe fare frustrazioni. No, in frustrazione non la tengo. Però io rispondo, abbia rispetto delle persone che stanno, che ascoltano, resta all'ordine del giorno, mantenga quello da contegno, da primo cittadino, lei è il sindaco di San Nicola, qui stiamo in consiglio comunale, quindi quello che lei dice rispetto che ha chiarito le sue posizioni sono fatti suoi, a me non interessano. Lei deve rispondere in termini di cose che gli vengono dette rispetto alle cose oggetto presenti all'ordine del giorno. Lei non può partire da una situazione rispetto alla quale e poi utilizza toni che non sono degni del Consiglio Comunale dei Cittadini. Lei queste cose la deve finire. Lei deve rispondere alla domanda. Gli fai una domanda e risponda alla domanda. Gli fai una domanda, non può rispondere alla domanda con un'altra domanda. Non può. Qua stiamo in consiglio. Se poi lei vuole che alla fine gli faccia un applauso, io lo posso fare, sindaco. Io, cioè, voglio dire, forse non ha capito ancora come la penso io. E praticamente oggi lei non può dire, lei ha risposto domani. Ma perché non mi sono levato 14 mesi fa quando è venuto in consiglio comunale questa cosa dell'interrogazione? Io non sono venuto a dire qua perché lo so bene che quando si parla di bilancio l'interrogazione non si fa. E quando è venuta e non l'ho sollevato quando c'è la dottoressa, l'insediamento della dottoressa, e non l'ho sollevato perché a me non potevamo sollevare, perché le interrogazioni presenti nel comune dovevano essere portate, invece non lo sono state portate. Oggi noi non stiamo parlando. Io ho chiesto semplicemente l'accesso ai dati, ce lo dovete consentire. Ma che fate consigliere comunale?
comunale, dove a me non mi interessa se avete scelto. No, voglio far capire, a me non mi interessa quello che io dicevo rispetto ai tempi di fuori bilancio. Lui mi dirà, ma c'è sta che, c'è sta che, c'è sta che, c'è sta che. Ma a me non mi interessa. Io ho detto, basta guardare il bilancio. Non quello che interessa dire a te, che mai mi dica che dobbiamo dire. Ma lei dice sempre, voglio dire, mi dica che ma devo dire io. Io spirito la situazione, lo devi sapere tu, ma tu ti devi attenere, ti devi attenere all'ordine del giorno, ti devi attenere alle cose di cui stiamo parlando. E non ti devi fare, sto rispondendo alle domande che mi ha posto. No, cioè così. Utenze non censite che però avete lasciato di conto la massima solidarietà alle aziende agricole di questo territorio che sono state tartassate e poi chi doveva pagare e non ricevevano servizio e poi chi doveva pagare? Guarda casa, anzi lei firmava, firmava una ricuna, lo sai che lei con quella carta che ha scritto la Corte dei Conti, la Corte dei Conti penso che non fra non molto si esprimerà rispetto a quella transazione che ha fatto con Barrella, se lei la poteva firmare, e spero che la subito quando prima lo sai, lo faccio vedere, lo fanno stare male, se la Corte dei Conti dice quello, lei per 10 anni si può manco candidato, quindi si vola la pensione per governare ci penseremo noi. Passa la votazione della proposta all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Quindi ho visto bene, l'abbiamo votato diversamente. Ok, allora la proposta è approvata, 9 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario. No. Chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Lei come vota? Se è il consigliere scelto, mandate esecutività, 9 favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario. Quindi il gruppo ha votato diversamente. Ok. Bene. Punto 3 all'ordine del giorno.